Presidente, che bella serata, che bella partita, intensa, continua, vittoria meritata, un bel Pescara. Sì, un bel Pescara, una bella cornice di pubblico che ha, sia da una parte che dall'altra ha sostenuto le due squadre fino al 95esimo, quindi veramente molto bella questa serata e soprattutto iniziamo col piede giusto. Soprattutto il Pescara, a parte quelle due conclusioni nel secondo tempo, non ha corso pericoli, è piaciuta tanto l'organizzazione difensiva e la voglia di tutta la squadra di andare a riprendersi il pallone. Sì, ma è quello che, su cui sta lavorando il mister dal primo giorno, è il suo credo, quindi va bene così, i ragazzi devono ancora crescere, ne devono entrare ancora altri che sono ai box, quindi bene, dai. La cosa che le è piaciuta di più, Presidente? Ma sinceramente questa sera mi è piaciuta molto la squadra, ma mi è piaciuta moltissimo la cornice di pubblico che c'era all'Adriatico. Con un pubblico così credo che i ragazzi possano fare sempre meglio. Presidente, è ritornato dopo 10 anni, diciamo in cronaca, Riccardo Brosco, è ritornato Luca Palmiero, è una squadra insomma che sa anche un po' di Amarcord. No, è una squadra che ha giocatori giovani e meno giovani di qualità e che è stata costruita da capo e quindi è chiaro che c'è da attendere perché poi adesso stasera siamo felici, abbiamo vinto, però non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nella prima mezz'ora quando la condizione ci ha assistito a tutti, cioè andare proprio sui palloni, su tutti i palloni e siamo stati cattivi nel modo giusto con grande qualità. Però l'ha fatto anche nel secondo tempo il Pescara, a parte i primi 10 minuti. Sì, poi l'ha fatto quando il mister ha cambiato qualcuno che era un pochettino arrivato, però chi è entrato molto bene, penso a Jabuà, ma penso anche alla grande partita che ha fatto Cragia oggi, perché secondo me è il migliore in campo. Assolutamente sì, ma è di gran lunga il migliore in campo, ma farei un torto agli altri perché la squadra ha giocato veramente molto bene. Le chiedo un'altra cosa prima di una considerazione che ha fatto prima in diretta Gabriele De Bari, ce lo deve dire lei Presidente. La considerazione è che a differenza dell'anno scorso è una difesa super organizzata, in grosso c'era anche l'anno scorso, quindi probabilmente non è sempre colpa degli uomini, degli attori protagonisti. Ma questo sai che è sempre un po' il discorso della coperta corta, no? Se guardi più la parte davanti magari lasci qualcosa di dietro, quindi il mister ha un grande equilibrio, sta lavorando molto bene, quindi credo che già da questa prima partita, ma anche dal precampionato si erano visti questi accorgimenti e quindi siamo contenti, dai. Mercato, un giudizio su quello, le operazioni di mercato e se c'è un rimpianto uno di quest'estate? No, operazioni di mercato abbiamo fatto, come ti ho detto l'altro giorno, quello che potevamo fare, perché è inutile fare gli sparoni, è inutile essere presuntuosi. Noi siamo questi e possiamo fare quello che abbiamo fatto. Nell'ambito di quello che potevamo fare credo che abbiamo fatto il massimo. Però sia Tunis, se lo avete seguito tutta l'estate, l'ultimo giorno è lui a essere venuto da voi. Ma purtroppo anche lì, no? Ci sono tanti ragazzi che magari aspettano di andare in una categoria superiore e poi alla fine arrivi all'ultimo giorno e non trovi nulla, però poi dopo purtroppo ci sono le liste, quindi quando hai la lista piena sia Tunis non è che potevamo prenderlo per portarlo qui e metterlo fuori lista. Gabriele De Bari in diretta ha detto che ha saputo che lei ha ceduto il 35% della società a un importante imprenditore australiano che è già nel calcio. Non è vero, mi dispiace per Gabriele che è un amico, ma non è vero, magari l'avessi fatto, però ripeto, io sto lavorando quando è bella, quando qualcuno dice dove sono gli americani, mi viene da sorridere perché se siamo questi, se il pubblico di Pescara è quello di questa sera, anzi migliora anche nel numero, può darsi che qualcuno da fuori ci guardi, se siamo quelli di qualche tempo fa probabilmente non ci viene nessuno. Non si tratta di Ross Pelligra? Mi chiedono se è Pelligra. Ma forse si confonde perché Pelligra ha comprato il Catania. No, infatti sì, è già nel calcio. Anche il Catania. È già nel calcio. Anche il Catania. Anche il Catania. Ha comprato solo il Catania. Magari avesse comprato anche il Pescara. No, una domanda per il Presidente che lo dobbiamo salutare. No, Massimo. Volevo soltanto dire che sappiamo perfettamente che Ross Pelligra ha comprato il Catania, infatti era una in aggiunta, stavamo dicendo. Gabriele, è un'operazione che secondo quello che io so risale a circa un mese fa. Poi
Chiaro risale che... circa un mese fa, dice Gabriele. Però facciamo una domanda al presidente. Un mese fa avrei venduto il 35, poi me lo sono ripreso. No, no, è rimasto il 35. No, no, Gabriele, non è così. Mi dispiace. È rimasto il 35. Mi dispiace soprattutto per me. Va bene, è una domanda tecnica sulla partita. Un'altra, al presidente, la vuoi Massimo? Fare tu, Lorenzo? No, io al presidente voglio fare i complimenti perché ho visto una squadra viva in tutte le fasi, soprattutto in quella difensiva, quando si è trattato di soffrire, tra virgolette, negli ultimi minuti. E poi cosa si aspetta, perché ce lo siamo detti ad inizio trasmissione, se c'è un obiettivo in questa stagione dopo quello che si è vissuto l'anno scorso, presidente? Le chiede Lorenzo Valeriani da studio, intanto i complimenti per la partita, se c'è un obiettivo che si è prefissato per questa stagione. L'obiettivo è di fare bene, di fare il meglio possibile, poi quando arriveremo in fondo vedremo che cosa siamo stati capaci di fare. Non ci siamo dati un obiettivo preciso, anche perché questo campionato non è un campionato facile, lo abbiamo visto già l'anno scorso, che anche se sulla carta avevamo una squadra anche abbastanza importante e non siamo riusciti a centrare l'obiettivo che volevamo centrare, quindi quest'anno partiamo, non dico a fari spenti perché il Pescara non può mai partire a fari spenti, però sicuramente consapevoli di aver fatto una buona squadra che se la deve giocare fino alla fine.